Buonasera a tutti! Siamo in viaggio direzione Livorno. Ci aspetta un traghetto per la Sardegna e siamo in ritardissimo, abbiamo davvero poco tempo. Vi aggiorniamo più tardi. Siamo carichissimi e spero di riuscire a prendere questo traghetto perché sono davvero preoccupato. Bene! Ok, siamo arrivati in tempo, siamo in coda. Come vedete c'è un sacco di gente, un sacco di macchine e un sacco di van e di camper. E niente, adesso aspettiamo il nostro turno così entriamo. Niente, questa è la situazione. Ci vogliono ancora 2 ore per la partenza. So che non è il momento di registrare, ma abbiamo parcheggiato qua vicino a tutti questi camper della Volkswagen, ce ne sono un sacco, però stiamo preparando le cose, tra cui sacchi a pelo, perché dormiremo per terra. Laggiù quante macchine, quanti camion che devono ancora entrare. Noi prima eravamo laggiù, per fortuna siamo già saliti. Adesso andiamo a cercare un posto in cui fermarci, abbiamo il sacco a pelo e un materassino e vediamo un attimino dove sistemarci. Ecco il nostro accampamento. Questa notte ho un po' riposato, ho dormito circa 3-4 ore, però vabbè, ci sta. Siamo ragazzi, arrivati, siamo in macchina e stiamo aspettando che ci facciano uscire. Non è possibile. Siamo bloccati uscire qua. Finché non arrivano proprio tutti, non è possibile uscire. Ok, finalmente stiamo uscendo. Siamo stati una delle prime file di macchine ad uscire, quindi molto fortunati. Siamo appena sbarcati, adesso dobbiamo pensare a dove andare perché non abbiamo la minima idea di cosa fare in questa giornata. Andiamo con improvvisazione. Come sempre siamo molto organizzati. E quindi vi aggiorniamo. Ci siamo fermati in un paesino che abbiamo trovato sulla strada, come si chiama? AstraZeneca, no. non mi ricordo. Arzeneca, qualcosa così. Arzachena. Perché abbiamo visto che ci sono delle cose interessanti da vedere, poi magari ci fermiamo un attimino e facciamo colazione, visto che non l'abbiamo ancora fatta, e poi proseguiamo. Penso che poi andremo verso Palau, ma non ne sono sicuro. Comunque io poi vorrei andare ovviamente un po' in spiaggia, un po' al mare, ma vediamo un attimo. Vogliamo andare a vedere quella chiesa e la scalinata soprattutto. Abbiamo trovato questo luogo su internet totalmente a caso. Adesso mi sfugge il nome della chiesa. Come si chiama? Santa Lucia. Chiesa di Santa Lucia. Questo è l'albero della vita di Giorgio Casu. E niente, questo paesino molto carino, il primo paese che visitiamo da quando siamo arrivati qua in Sardegna. Io non ci sono mai stato in Sardegna, quindi sono molto carico, voglio vedere tantissime cose. E niente, un paesino tipico, molto bello, molto caratteristico. Don't leave me high and dry. Oh, I don't wanna jinx it, baby.
Questa è la roccia del fungo, almeno mi sembra che si chiami così. E poi c'è la vista sul paese che è incredibile. Abbiamo appena finito di visitare questo paesino, che devo dire che è molto bello, e c'erano anche varie cose da vedere molto molto interessanti, quindi siamo contentissimi perché l'abbiamo trovato lungo la strada e abbiamo deciso di fermarci a dare un'occhiata, e abbiamo fatto davvero bene. Adesso riprendiamo il viaggio, non so dove andremo, andiamo avanti così a caso, improvvisando, e poi sicuramente troveremo degli altri posti ancora più belli.